Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, il nostro consigliere oggi è Andrea Bertani del Movimento 5 Stelle e capogruppo anche in Assemblea Legislativa. Allora, intanto le chiedo se c'è qualche notizia di quelle che abbiamo letto oggi che lei vuole commentare. Beh, intanto la notizia sulla riduzione del tasso di tumori e sul maggiore tasso di sopravvivenza sicuramente è una buona notizia. Noi abbiamo sempre detto che il servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna è un servizio di eccellenza. La nostra preoccupazione è sempre stata quella della tendenza al depotenziamento, sia per i tagli che i governi precedenti facevano a livello nazionale, sia per i tagli che anche la Regione ha operato su alcuni piccoli ospedali. C'è poi tutto il tema della gestione della politica all'interno della scelta e dell'organizzazione delle ASL, che sicuramente è un tema che va migliorato e già qualcosa anche col governo del Movimento 5 Stelle si è fatto. L'altro aspetto sicuramente sui tumori che va migliorato è quello dell'aspetto ambientale, perché se la prevenzione primaria, cioè la prevenzione con gli screening, riducono e facilitano la guarigione, perché se io anticipo la diagnosi riesco a curare sicuramente meglio, aumento i tassi di sopravvivenza. L'altro aspetto è quello ambientale, i tumori ci sono per gli stili di vita e anche per l'ambiente. Noi abbiamo un ambiente molto inquinato in Regione Emilia-Romagna, abbiamo tutto il problema dell'aria, adesso arriva l'inverno con adesso i PM10 e tutto quanto, quindi quello è un tema, gli inceneritori è un tema che va sicuramente affrontato, perché quello è l'altro aspetto fondamentale per ridurre poi l'incidenza di tumori e aumentare i tassi di guarigione. Una delle parole che chiave in sanità quando si parla di riduzione delle malattie e anche dei tumori naturalmente è quello della prevenzione, quindi si dice in Emilia-Romagna i tumori scendono e siamo al primo posto nella classifica in Italia per questo miglioramento dei dati, perché si fa buona prevenzione. È stata fatta una legge in Assemblea Legislativa sulla prevenzione, che tipo di legge è e l'avevate votata? Era una legge che il Movimento 5 Stelle aveva sostenuto? È stata votata a larga maggioranza, mi sembra l'unanimità, proprio perché è un tema trasversale, fra l'altro se ne è discusso ampiamente con grandi lavori preparatori. Quello che ha funzionato in Regione Emilia-Romagna, probabilmente, leggendo anche un po' le notizie, sono gli screening, perché lo screening permette di individuare la malattia in tempi anticipati e quindi facilitare la cura. L'altro aspetto, e che è quello che anche, abbiamo chiesto anche noi di inserire nella legge della prevenzione, sono gli stili di vita, l'alimentazione e l'aspetto ambientale. Queste sono le altre due colonne portanti per ridurre questa malattia. Ecco. Sul tema dell'ambiente abbiamo visto che tutti i giornali in qualche modo declinano la notizia del sostegno dato anche dal ministro, il nuovo ministro dell'istruzione, alle iniziative dei ragazzi che sciopereranno venerdì in questa iniziativa promossa ormai un po' di mesi fa da Greta Thunberg, che ha anche apostrofato, diciamo così per usare un eufemismo, i potenti della terra dicendo mi avete rubato i sogni. Sul tema dell'ambiente invece in salsa, diciamo, emiliano-romagnola, c'è questo titolo che fa Corriere di Bologna: clima, ambientalisti contro la regione. Nel mirino l'ultimo sì alla bretella di Sassuolo, idee del passato, i verdi pronti a ritirare il sostegno elettorale al governatore. Vediamo come il tema dell'ambiente in questo caso si lega al tema delle prossime elezioni regionali. La sveglia al PD: lunedì sera Bonaccini ha incontrato tutti i segretari provinciali, il voto dell'Emilia sarà fondamentale anche per le sorti del PD e del governo, quindi i temi insomma trattati in maniera congiunta. I nodi: le elezioni regionali sono state fissate il 26 gennaio, Stefano Bonaccini, governatore uscente in cerca di bis, intende costruire una coalizione di centro-sinistra più larga possibile, ma ieri i Verdi e il Fronte Ambientalista lo hanno attaccato sulle infrastrutture. Insomma, il tema dell'ambiente declinato sulle politiche che ancora verranno fatte entro fine legislatura e poi anche come tema di campagna elettorale.
Beh, intanto io direi che gli ambientalisti in regione in questi 5 anni sono stati quelli del Movimento 5 Stelle. Siamo stati gli unici, a parte forse qualche sfumatura anche nella minoranza della maggioranza sui temi ambientali, quindi il contrasto alle grandi opere, discutendo del PRIT, quindi la bretella, la cispadana e il passante, siamo stati gli unici che abbiamo sollevato con forza questi temi quando si è parlato di rifiuti e di accelerare la chiusura degli inceneritori. Siamo quelli che hanno fatto le battaglie più forti, come pure sulla legge per l'urbanistica, perché la legge si chiama a saldo zero di consumo di territorio, poi nella pratica in realtà vediamo che il consumo di suolo anche nell'ultimo anno sta aumentando nella nostra regione. Quindi io sono solidale con chi si sta lamentando con la politica regionale di questi anni, perché ci vuole una svolta radicale. Una svolta radicale vuol dire capire che il cambiamento climatico e quindi le lotte, le manifestazioni che stanno facendo giustamente i ragazzi in questi giorni vanno declinate con urgenza. Declinate con urgenza vuol dire capire che non servono più grandi infrastrutture di asfalto, ma serve potenziare le infrastrutture del trasporto pubblico e quindi sicuramente investire tutto quello che si può sul treno e sul trasporto pubblico locale, dare incentivi come sta progettando anche il governo a livello nazionale per la rottamazione delle auto definitiva, nel senso che se tu rottami l'auto definitivamente io ti do un contributo che probabilmente sarà intorno ai 2.000 euro per pagarti l'abbonamento al servizio pubblico locale nei prossimi anni. È una proposta che fra l'altro avevamo fatto anche noi qui in regione, sono contento che il governo la stia attuando. Come pure dal punto di vista energetico bisogna investire veramente tanto, e secondo me la nostra regione, sostenendo le trivelle, sostenendo ancora il metano, ancora è vecchia e rimasta indietro. La prossima legislatura deve essere una svolta su tutti questi temi. L'apporto però sulla bretella Campo Galliano-Sassuolo, il governo ha detto che si realizzerà, l'ha detto la ministra che è venuta all'inaugurazione del CESAI l'altro giorno, De Micheli, e qual è l'opinione del Movimento 5 Stelle in regione? Perché adesso, insomma, per quanto riguarda il governo nazionale, c'è, come tutti sappiamo, un nuovo governo a guida 5 Stelle PD. Certo. Il problema è questo, che se una regione chiede ad un governo delle infrastrutture e dei finanziamenti per delle infrastrutture, il governo non può dire no all'istituzione regione. È l'istituzione regione che ha posto il tema e la richiesta, quindi il governo deve rispondere nei termini amministrativi di finanziamento a quella richiesta, e quindi se la regione insiste su questa richiesta il progetto va avanti. Bisognava fermarsi sicuramente prima, e quindi ad oggi se ci sono dei mezzi per fermarla, perché quell'opera è vecchia e ci sono alternative anche ferroviarie, oppure sistemando la viabilità ordinaria, sarebbe l'occasione per farlo. Se ormai il processo amministrativo è andato troppo avanti, su questo non si può intervenire. La speranza appunto di riuscire a intervenire prima. La riporto sul tema delle regionali, perché insomma la Lega ha già espresso il suo candidato e nei prossimi mesi vorremmo capire come si comporteranno i diversi schieramenti politici. Qual è il dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche regionali? Naturalmente tutti i giornali, anche in vista delle prossime elezioni in Umbria, che sono il primo appuntamento elettorale che ci sarà a livello regionale, si parla di una coalizione PD-5 Stelle. È prematuro parlarne qui, perché Bonaccini delle aperture le ha date? È prematuro, intanto la data delle elezioni ci è stata comunicata 2 giorni fa e quello teneva tutto bloccato. Probabilmente Bonaccini poteva comunicarla a tutti prima, tanto avevamo ormai intuito che si andava verso quella data che dà, diciamo, ha un pro, che è quello di avere un bilancio già pronto per la nuova
giunta che si insedierà dopo le elezioni e quindi evita l'esercizio provvisorio, d'altra parte allunga un po' forzatamente questa legislatura e soprattutto rischia di fare le elezioni in un periodo in cui il metodo non sarà favorevole, in cui la partecipazione sarà più complicata. Per quanto riguarda il futuro del Movimento 5 Stelle in Regione, è ovvio che tutti i discorsi sono prematuri, è vero che fare un governo fra PD e Movimento 5 Stelle a livello nazionale è stata una scelta di responsabilità del Movimento 5 Stelle, perché altrimenti a livello di clausole IVA e del bilancio l'Italia avrebbe avuto grossi problemi. Se questo debba ricadere a livello regionale è una riflessione che si sta facendo a tutti i livelli. L'Umbria è un esperimento particolare perché lì c'era una giunta che era caduta, si è trovato un candidato civico sul quale collaborare. La regione Emilia Romagna è diversa perché al momento non si parla di candidati civici, c'è un candidato presidente espresso dal PD, quindi al momento la scelta sarebbe quella di una grande discontinuità anche sui temi, come dicevamo prima, quindi bisogna capire anche gli attivisti, i gruppi, il livello regionale e il livello nazionale. Allora, qui si parla di sfide di Bonaccini per cioè, nuovi temi insomma, da affrontare da qui alle elezioni, ma anche il Movimento 5 Stelle intende portare avanti un progetto di legge che insomma, vi augurate venga approvato, comunque discusso in commissione, un progetto di legge che porta tra altro la firma anche di consiglieri della sinistra italiana, sì. Alleva, la consigliera Prodi, e il progetto di legge riguarda i servizi idrici e dei rifiuti, quindi siamo sempre in tema di ambiente. Certo, e questo progetto di legge è un progetto di legge sottoscritto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, e della consigliera Prodi, Taruffi e Alleva, ma è un progetto di legge che nasce dai comitati, è un progetto di legge elaborato assieme ai comitati acqua e rifiuti, perché facendo una riflessione sulle legislature precedenti, su questa legislatura, ci si è accorti come il quadro amministrativo in Regione Emilia-Romagna riguardo all'acqua e ai rifiuti ha portato un accentramento in regione e ha allontanato le decisioni su acqua e rifiuti dai cittadini, e quindi comporta questa proposta una revisione di quello che è stato fatto fino ad oggi, perché questo non ha permesso di riportare l'acqua ad una gestione pubblica. Oggi la gestione dell'acqua in Regione Emilia-Romagna, come in tutta Italia, non è più pubblica, ma è data in mano a delle grandi aziende che in parte sono anche pubbliche. L'obiettivo è di rendere la governance di nuovo pubblica. Stessa cosa sui rifiuti, accentrando tutto in un unico ente che è Atersir, che è l'ente che ad oggi governa la gestione dei rifiuti in Regione Emilia-Romagna, si sono fatte delle gare e delle gestioni su bacini troppo ampi e troppo grandi, con tempi di bando troppo lunghi, che non permettono l'introduzione dei sistemi più efficienti ed efficaci per la raccolta dei rifiuti, come ad esempio il porta a porta puntuale. La lotta più grande che si è riuscita ad ottenere, ad esempio, nell'ambito di Forlì, dove si è riuscita a fare una società in house che è partita alla grande con la raccolta porta a porta, con risultati molto importanti sulla raccolta differenziata, ma soprattutto sulla riduzione del rifiuto indifferenziato, che è il vero obiettivo che questa regione si deve dare. Questa legge dovrebbe aiutare ad andare in quella direzione. Ecco, la riduzione del rifiuto indifferenziato, nel frattempo abbiamo trovato la notizia sulla chiusura dell'inceneritore, vediamo se la trovo qui, che me l'ero, eccola qua, proprio oggi sul Corriere di Ravenna, ma anche sul Carlino, era spegne l'inceneritore e ora rischiano 60 lavoratori. Allora, è una buona notizia che si spenga un inceneritore? Certo, è un'ottima notizia, perché la nostra regione è sovraccarica di inceneritori, perché la politica delle scorse legislature, di questa legislatura, è stata quella di pensare che
la gestione dei rifiuti si facesse tramite lo smaltimento e quindi l'incenerimento e non sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti. Un piccolo passo in effetti è stato fatto da inizio legislatura con la legge sull'economia circolare e questo è uno degli esiti. E gli esiti sono importanti perché vuol dire che un piccolo passo lo stiamo facendo. I rifiuti non così velocemente come noi vorremmo e come prevedeva quella legge si stanno riducendo. È ovvio che quando c'è una trasformazione epocale e quindi anche di visione deve cambiare anche l'economia e quindi devono cambiare anche i lavoratori. È ovvio che in questo caso si riducono i lavoratori, però dobbiamo pensare nel contempo che la gestione dei rifiuti in maniera alternativa, ad esempio con la raccolta porta a porta come si sta facendo a Forlì, genera nuovi posti di lavoro, perché la raccolta porta a porta intensiva è labor intensive, qui richiede molti lavoratori rispetto invece ad esempio alla raccolta calotta, alla raccolta nei cassonetti che è affidata soprattutto ai mezzi meccanici. Quindi questa trasformazione, se ERA investisse anche lei nella raccolta porta a porta spinta, come stanno facendo in altre zone della regione, probabilmente avrebbe modo anche di ricollocare facilmente questi lavoratori. Sì, mi ha molto colpito il tema del lavoro per quanto riguarda per esempio la protesta dei lavoratori della slot machine che si è tenuta la settimana scorsa proprio sotto al Palazzo della Regione. Cioè ci sono dei provvedimenti che vengono giudicati tra virgolette positivi che però hanno appunto delle ripercussioni sull'occupazione. E a quei lavoratori che cosa vuole dire? Beh, è ovvio che quando si cambia una politica ci sono delle ripercussioni anche nel mondo del lavoro, però soprattutto anche nella gestione del problema dell'azzardo patologico noi abbiamo un problema principale che sono le persone che sono colpite da azzardo patologico. I casi in Regione Emilia-Romagna sono aumentati in maniera esponenziale e abbiamo centinaia di famiglie, siamo anche a livello delle migliaia, che si sono rovinate col gioco d'azzardo. Quindi il gioco d'azzardo va ridotto. È stato incrementato negli anni e pompato anche da leggi sbagliate e adesso bisogna tornare indietro. Quindi sicuramente bisogna ridurlo per tutelare la salute dei cittadini. Questo ha un impatto anche sulle aziende che hanno investito e quelle aziende vanno aiutate ad uscire da un percorso, perché la regolamentazione implica sicuramente una riduzione dell'offerta, perché l'offerta ad oggi era troppo forte, troppo pervasiva. Quindi sicuramente vanno pensati delle exit strategy, ma in quella direzione bisogna continuare ad andare. E le sale troppo vicine a punti giudicati cruciali verranno chiuse? Vanno allontanate, non vanno chiuse, vanno allontanate. Se non chiuse, allontanate sicuramente. Io ritorno sul tema dell'ambiente perché ieri c'è stata una commissione dove sono stati auditi i bagnini e quindi lo stato del mare, la salute del mare, la comunicazione va migliorata. Questa è una frase attribuita all'assessore Andrea Corsini, ma lei era in questa commissione. Di che cosa avete parlato? Qui c'è anche una frase attribuita a un suo intervento in assemblea, in commissione. Sì, il problema è questo. Intanto partiamo da un dato positivo anche qui. Le spiagge della Regione Emilia-Romagna sono per il 97% le acque considerate eccellenti e quindi è un dato positivo e fra l'altro il dato positivo è anche che sono giudicate eccellenti perché ci sono più di 1000 campionamenti all'anno. Ci sono alcuni problemi perché non tutte le acque sono eccellenti, soprattutto vicino alle zone dove sboccano i fiumi o i canali, le acque lì hanno difficoltà a essere giudicate eccellenti perché tendenzialmente sono buone e in alcuni casi sono scarse perché ovviamente sono le zone dove ci sono gli apporti a monte.
Gli apporti a monte sono, in caso di emergenza, quindi di grandi piogge, gli scolmatori, perché purtroppo negli anni le fognature bianche e nere si sono sovrapposte, quindi non sono state costruite separate, quindi in caso di grande pioggia sia le acque bianche che le acque nere arrivano ai depuratori, il depuratore non riesce a gestire tutta quell'acqua, parte dell'acqua da depurare deve essere immessa direttamente nei canali e quindi in mare. Arriva e questo al mare. Porta ovviamente agli sforamenti. Altra cosa è che ci sono sicuramente lungo i corsi dei fiumi, e questa è un po' la richiesta che ho fatto io, e degli apporti non monitorati, che magari sono quelli degli agricoltori e degli allevamenti, che andrebbero censiti e monitorati, come pure le acque di prima pioggia. Questa è la soluzione del problema, perché il problema nasce appunto dagli apporti che vengono riversati in mare. E il focus che ho chiesto io appunto era di cercare di prevenire, in parte un po' di prevenzione è stata fatta, alcuni interventi nel riminese ci sono, ma in altre zone vanno sicuramente potenziati e migliorati, e quello è il focus, perché l'altra parte invece è quella del monitoraggio che si fa, e il monitoraggio sono le analisi che ARPA fa sulle acque e poi i tempi con cui queste vengono comunicate, che poi comportano la chiusura della balneazione. Su questo sicuramente ci sono delle regole migliorabili, è un aspetto che va censito, che va migliorato, come pure la comunicazione, perché la velocità intanto della comunicazione fra ARPA e ASL e i sindaci si sta migliorando, ma l'altra è la comunicazione verso la stampa, perché poi una errata comunicazione certo, di un singolo arriva. Caso va a rovinare la reputazione del 97% delle spiagge. Esattamente, e arriva poi al pubblico in maniera distorta. Bene, siamo praticamente alla fine della nostra trasmissione. So che oggi si terrà un'altra seduta della commissione speciale sul sistema degli affidi. Tra l'altro il Movimento 5 Stelle occupa anche un ruolo di vicepresidenza all'interno di questa commissione. Come sta procedendo? Lei la segue? Sì, io ho partecipato praticamente a tutte le sedute finora, la Commissione sta lavorando speditamente con tantissime audizioni su tanti temi, perché il tema è molto ampio e adesso andiamo a focalizzarci nelle prossime audizioni anche sullo specifico della Valdenza. Siamo partiti più larghi, vedendo il sistema regionale degli affidi, ragionando sulle diverse metodiche di audizione dei minori in caso di maltrattamento, sulle difficoltà che hanno i servizi anche per il sottorganico e su alcune ingiustizie che sicuramente sono state commesse, e speriamo che la magistratura velocemente faccia luce. L'altro aspetto che sarà quello di fare una relazione che dica qual è lo stato e quali sono gli errori commessi fino ad oggi e su che cosa bisogna investire perché queste cose non accadano più.